Buonasera ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo secondo episodio del walkthrough di Shadowkeep. Raga, scorso episodio nemmeno ne parlo perché bomba. Eravamo rimasti nello scorso episodio che Eris ha trovato questa nave piramidale sotterrata nella luna e da quanto ha detto sembra si sia capito che secondo lei questa sia l'unica nave piramidale, mentre noi sappiamo dalla scena che abbiamo visto alla fine di Destiny 2 Vanilla che non è minimamente l'unica e che altre navi stanno arrivando. Detto questo, andiamo subito a parlare con Eris e vediamo cosa ci dice. Gaul, il fanatico. Crota. Gli incubi del passato ti si ripresentano, guardiano. Vecchie ferite si riaprono intorno a me. I fantasmi degli amici tornano con una malizia che non avevano. Ognuno di loro corrotto dalla perversione di quella piramide. Ma ciò non deve distrarci dal nostro intento. Riuscire a entrare. Siamo sulla stessa barca ora. Niente può fermarci. Ok, quindi il nostro obiettivo è quello di entrare all'interno di questa nave piramidale. Però, intanto questi qua sono tutti gli elementi del pre-order che possiamo prendere da Eris. Andiamo subito a vedere cosa dobbiamo fare. Quindi nuova missione disponibile. Tra l'altro già ci sono le zone di invasione dei Vex. Che saranno in realtà la prossima settimana, dal 5 ottobre, quando... inizierà anche il raid. Ma detto questo, direi che ci vediamo subito all'inizio della missione. Devo dire, dicevo ragazzi, che questa espansione giocata da chi ha giocato a Destiny 1 sicuramente ha un valore in più, ha un valore aggiuntivo, perché cioè, è un'altra cosa. Dobbiamo prima capire come funziona se vogliamo entrarci. L'alveare può darci delle risposte. Per eoni ha vissuto accanto alla piramide e ora ci ha costruito sopra la fortezza scarlatta. La sua esistenza non era un segreto per loro. Ora che è attivata, strane aggregazioni dell'alveare sono iniziate sulla luna. C'è sicuramente un collegamento. Allora è da lì che cominceremo. Cioè, da quel che ho capito c'era già sta cosa, ma era da attivare. L'abbiamo trovato. Sembra essere una specie di rituale. Dobbiamo capire a cosa serve. Non aver paura di affrontare l'alveare. Quindi, vabbè, c'è comunque una sorta di esplorazione rispetto alle espansioni passate. Nel senso, ci dobbiamo capire noi quello che sta succedendo. Sì, ho visto. Va bene, quindi dobbiamo essenzialmente scoprire come mai l'alveare è venuto a conoscenza di questo. Di questa piramide, di questa nave piramidale. E soprattutto che cosa ci vuole fare. Perché, insomma, non penso che abbiano buone intenzioni, perlomeno nei nostri confronti. No, ma poi non so se in realtà è l'alveare che è venuto a conoscenza della nave, oppure la nave che ha guidato l'alveare a... Già. È questo il problema. L'alveare sta cercando di attirarli per il rituale. Interessante. A che scopo? Non è chiaro, ma pare che gli incubi non lo perturbino affatto. Non come noi. Perché così basso? Ehi, ma io lo conosco questo suono. Mi sembrano familiari. Sembra Omnigul. Dobbiamo sbrigarci. Raga, Omnigul. Ok, andiamo a parlare con. Ah, si è aperto un portale dietro a Eris. Se io ci entrassi. No, si è chiuso. Scherzavo. Ah, ora ce ne sono due. In cui Omnigul la fece a pezzi e la mise a tacere per sempre. I nostri destini si sono quasi intrecciati oggi, quando un incubo di Omnigul ha invaso l'accampamento. La mia sopravvivenza fu un dono, concesso dall'essenza da te recuperata con l'incubo di Crota. Se davvero riuscissimo a imbrigliare il potere di questa essenza, potrebbe rivelarsi utile nella lotta contro gli incubi e altro ancora. Come la piramide. Sa che stiamo arrivando. Lo sento. E noi avremo la meglio. Ok, quindi abbiamo in qualche modo rievocato gli incubi di Eris, tanto che là dietro, se ci fate caso, è comparso un altro. Cioè, era comparso, adesso non c'è più.
Vabbè, c'è la prima, eccolo, c'è un altro spettro, un altro incubo, non so bene come chiamarli quelli dei guardiani. Ah no, eccolo, c'è anche qua. E quindi probabilmente stiamo andando in giro a cercare di raccogliere i ricordi in qualche modo di Eris, collegati alla sua squadra, all'orientamento della sua squadra e a tutti i nemici dell'alveare. E in qualche modo percorriamo anche i passi di Destiny 1, perché questo cadetto è un chiaro riferimento a Destiny 1, cioè non un chiaro riferimento, è proprio Non così. spaventarmi. Tocca purificare sta roba facendo attività tipo sulla Luna. Va bene, quindi noi dobbiamo fare qualche attività sulla Luna, ci vediamo direttamente quando abbiamo finito. Ok, allora abbiamo fatto le attività che dovevamo fare, adesso torniamo da Eris. Ok, quindi andiamo subito a parlare con Eris e vediamo cosa ci dice. Nelle viscere della bocca dell'inferno, la mia anima fu distrutta. È tutto quello che ho potuto fare per cercare di recuperarli di nuovo. Ma alcuni pezzi, come puoi vedere, devono essere sostituiti. Ora dovrò fare affidamento su uno di loro. Un vecchio talismano infuso di magia dell'alveare. Senza, il vero potere dell'essenza d'incubo non potrebbe essere imbrigliato. La loro unione è il nostro primo passo per svelare i segreti della piramide. Ma è solo un passo. Maggiori essenze richiedono maggiore magia dell'alveare, nessuna delle quali è in mio possesso. Ottieni entrambi. E l'accesso alla piramide dovrebbe essere chiaro. Ok, quindi in pratica penso dobbiamo raccogliere queste sorte di artefatti di essenza dell'alveare in modo tale da poter entrare all'interno della piramide. E mi ha dato un patto dell'Ornica Sventura, Onirica Sventura. Anche là. Ok, quindi c'è una missione. Eris ha usato uno dei suoi talismani dell'alveare per creare il primo pezzo di armatura protettiva. Per superare le difese della piramide dovrai scoprire cosa c'è al suo interno. Dovrai indossare un set completo di armatura dell'Onirica Sventura. Fa il primo passo dalla caccia all'incubo di Omnigul. Andiamo quindi a Oh, uccidere andiamo da Omnigul per prenderci appunto questo full set dell'Onirica Sventura. La devozione cieca è una cosa pericolosa. Ma quando arrivò il momento di Crota, Omnigul non seppe cos'altro fare. Lei costituì un esercito dell'alveare per lui e sbaragliò schiere di guardiani. Omnigul si lasciò dietro una scia di sofferenze. Sofferenze che ora la piramide usa contro di lui. Si aspetta che cadremo per mano di chi abbiamo sconfitto. Non oggi. Ok, andiamo raga a praticamente a rifare l'assalto di Omnigul di Destiny 1. Per chi ha giocato Destiny 1, questo Meno. è un luogo iconico, perché è il luogo in cui abbiamo iniziato la campagna della Luna, la prima volta che siamo entrati in contatto con l'alveare. Intanto questo promesso di Ariana, raga, è veramente un botto utile, soprattutto per levare gli scudi solari. Cioè, quando dovete levare lo scudo elementare, sciotta praticamente. Da quel che so, ci sono anche tipo adesso negli assalti, in alcuni assalti ci sono tipo i nemici scudati. Con un particolare tipo di scudo che per esempio il professor Loriana gli leva. È bellissimo vedere comunque, raga, come abbiano ripreso paro paro le ambientazioni di Destiny 1. Hanno giusto messo qualche spina in più per renderlo tutto scialo chipposo, ma l'ambientazione è quella. Ma in questo posto io venivo a farmare le maliarde per il Necrobis. Qui c'è un altro cosino di lore. Girando un po' per la luna abbiamo visto che ci sono tanti fantasmi che... La tomba del mondo, raga, la tomba del mondo. Sono tanti, dicevo, i fantasmi che la infestano. Effettivamente il gioco li chiama fantasmi distrutti, quindi il nome preciso va bene chiamarli fantasmi. E qui c'è un espositore di spade che io vorrei prendere, ma sa che non me la fanno prendere. E continuiamo, che Fatto. figata, raga, questa è proprio la tomba del mondo. Abbiamo già zittito le urla di Omnigul in passato. Lo faremo ancora. Eccola, eccola. Guarda come esce fuori, eh. Bam! Ah. Ciao, amico Omnigul. Ora non le facciamo Sì, ora danno. sì. Quando è bianca si può far danno. Poi comunque penso che questi incubi non riusciremo mai a sconfiggerli. Perlomeno all'inizio della campagna non troveremo un modo per sconfiggerli. Come abbiamo visto già prima, nello scorso episodio, l'incubo di Crota si è poi rigenerato. Motivo per il quale siamo dovuti scappare. Quindi penso che dovremmo trovare un modo
per appunto riuscire a eliminare del tutto questi incubi. E penso di aver capito che l'incubo grosso si leva l'immunità quando uccidiamo tutti gli incubini piccoli. Beh, poco furba lei. Sì, abbastanza. Muoio. Io la roba che ci ha droppato, raga. Eris, l'incubo di Omnigol è a bada. Meno per il momento. Hai recuperato altra essenza? Sì, e stavolta si tratta di questo incubo. Capisco. Allora scopriremo i suoi segreti insieme. Fino ad allora, l'alveare ti attende alla Fortezza Scarlatta. Fammi sapere cosa trovi all'interno. Ok. Quindi abbiamo sconfitto l'incubo di Omnigul e abbiamo preso questa essenza del tormento. Ok, andiamo quindi a parlare con Eris. La fortezza incombe, hai acquisito altre essenze dell'incubo, ma ti mancano oggetti dell'alveare con cui creare ulteriori pezzi di armatura dell'onirica Selventura. Dopo aver scoperto che l'alveare è in grado di proteggersi dagli incubi, Eris ha saputo di un potere oscuro nella fortezza scarlatta, posseduto dall'alveare. Questo potere potrebbe contenere il segreto della protezione ed essere la chiave per creare altri pezzi di armatura dell'onirica Sventura. Indaga sul potere oscuro all'interno della fortezza scarlatta. Ok, adesso dobbiamo andare a completare l'assalto, la fortezza scarlatta dalla luna. Nel frattempo abbiamo droppato l'essenza del tormento che ci darà poi gli stivali dell'unica sventura e ci chiede di completare le taglie giornaliere di Eris. Quindi essenzialmente dobbiamo continuare, andiamo a fare questo assalto e intanto cerchiamo di completare anche questo set che a quanto pare poi ci permetterà di entrare all'interno della nave triangolo, quindi tanta roba. Ok, nuovo assalto raga. Siamo nel porto del tormento. Potenti energie si irradiano dalla fortezza scarlatta e dalla sua grande torre. Un potere che non ho mai sentito prima. I ripugnanti rituali devono aver luogo all'interno. E forse anche la magia dell'alveare di cui abbiamo bisogno per creare più armatura. Ok. Sono costretta a chiederti di avventurarti nuovamente nell'oscurità. Che spettacolo. Sii veloce ma cauto, guardiano. Pensavo che l'alveare preferisse questa torre, tipo. Perché? Si supponeva fosse di natura cerimoniale. L'avanguardia ha monitorato la sua costruzione, ma ha avuto problemi più importanti. Sciocchi. L'energia proveniente dalla torre suggerisce un altro scopo. Credo amplifichi la magia dell'alveare. Questo spiegherebbe l'immunità dell'alveare alle influenze della piramide. Ah, quindi a quanto pare è la torre che in qualche modo riesce a proteggere l'alveare dalla piramide. Essenzialmente, da quello che ho capito, è la piramide che crea questi incubi, che a quanto pare affliggerebbero anche l'alveare, se non fosse appunto per questa torre che riesce a proteggerli. E un'altra... sì, volevo farti notare prima che hanno detto che appunto la fortezza rossa riesce a proteggere l'alveare dagli incubi, per cui sono un nemico comune. E un'altra cosa a cui ho notato è stato il cioè che hanno monitorato lì d'avanguardia la sua costruzione senza però preoccuparsene, no? E quindi effettivamente è una cosa che sapevamo da un po'. Vedi sulla luna l'alveare che costruisce una torre enorme rossa. Due domandine fatte. Effettivamente, insomma. No, lo vedo abbastanza confuso per la storia. Ok, bravo. Andiamo. Ok, il ponte si sta abbassando. Si sono fatti furbi. Dopo il ponte di Crota hanno messo un ponte che si alza. Così almeno anche se lo bricci con la spada. Va bene, quindi mi sembra di aver capito che il rapporto comunque tra l'alveare e gli incubi non sia proprio dei migliori. Cioè, da quello che ho capito io, da quello che perlomeno ci ha spiegato Eris, l'alveare ha trovato questa nave piramidale sottoterra tanto tempo fa e ci ha costruito questa fortezza intorno, semplicemente diciamo per difendersi, nel senso che la nave piramidale crea gli incubi per difendersi, incubi che attaccano sia noi sia ovviamente l'alveare, perché essenzialmente sempre di nemici si tratta, appunto dal suo punto di vista. Però l'alveare non penso sia talmente modesto da aver semplicemente detto va bene, ci diamo alle palle, e come al solito vuole in qualche modo fare suo questo potere e
ha costruito innanzitutto la fortezza per la torre, scusate, per proteggersi dal potere degli incubi e in qualche modo sta cercando di andare a rubarlo, come possiamo vedere come possiamo aver notato dalla presenza della figlia di Crota. Che Esatto. tra l'altro, se non sbaglio, è un personaggio nuovo. Sì, non, cioè nel gioco non era mai comparso, basta dunque. Adesso escono quelli della lore. No, perché io avevo letto mezza pagina che ricordava. Va bene, sicuramente l'hanno già nominata. Intendevamo ovviamente nel gameplay. Ecco, c'è da dire che però magari rispetto a una vetta, rispetto a un pompa, la premessa di Rihanna è un po' più scomoda dalle corte distanze. No, sì, secondo me credo che sarà utile appunto solamente per, come dicevamo, quegli scudi da levare, anche perché il danno lo fa, vabbè, lo fa, ma non è paragonabile a quello di una qualsiasi altra speciale, no? Se ha un No, anche check. secondo me, infatti dobbiamo vedere, poi lo vedrete nella recensione, penso tra qualche giorno, domani, dopo, no, domani non si, no, sicuro, però, sì, è risparmio. Infame. Ash la tipa vuole vendicare la sua famiglia. Quindi si vede anche un pochino quello che è il carattere di Forsaken, secondo me, cioè nel senso noi crediamo che non è giusto, ma effettivamente lo siamo per davvero? Non stiamo facendo del male anche noi? Sì, effettivamente abbiamo un po' sterminato una Mezzo mondo. famiglia per quanto riguarda l'alveare. E forse potrei azzardare che questa nota quasi di sofferenza da parte di Eris sia dovuta anche alla sua parte di alveare, perché comunque sappiamo che Eris in qualche modo, anche se in una minima parte, è entrata a far parte dell'alveare, nel senso che il suo contatto non la farà mai tornare umana completamente. Una parte di lei rimarrà sempre alveare. Ah, siamo proprio all'interno della torre. Ci sono gli ascensori pure. E là dietro penso si potrà Si stanno continuare poi. radunando sopra di te. Una smania bruciante. Ashladun brama il vostro incontro. Non si stava ritirando, ci stava attirando. C'è da dire che No. l'ambientazione non si tocca, ragazzi. Cioè, sono riusciti a ricreare l'alveare in uno stile visto, nel senso che è lo stile dell'alveare, ma è completamente nuovo. Cioè. A me Sì, piacerebbe l'hanno fatto tantissimo. non è come quell'alveare di Marte, diciamo, ecco, che alla fine poco Che cambiava. era un po' tarocco. Cioè, era un alveare con una spruzzatina di Ah, neve era artificiale. rinfrescato. Non so se ci fa arrivare direttamente in cima, mi sa di sì. No, Ragazzi, intanto lo spettacolo da qua sì, si l'ho vede visto, è fantastico. tutto, e dico tutta la luna. Bellissimo, come al solito, ragazzi. Ed è pieno, pieno, pieno di fantasmi, raga. Bisogna Dove? anche capire questi fantasmi che funzione hanno, nel senso, io in cui posso capirli sono una difesa da parte della nave piramidale, ma per quale motivo hanno anche evocato i Ma dove stanno i fantasmi? fantasmi? Non li vedo. Sono scomparsi, però ce n'erano tanti. Bellissima sta torre. Una. Ehi, hey, Dulinker, are you here? Esatto. Oddio, guarda l'animazione! Che roba! È un po' immune. Adesso Faccio la no. bolla, Mannaggia os. alla morte, ho beccato il Vieni qua. lanciaranate dei colpi esplosivi, con tutti appiccicosi. No, Porca lo sapevo miseria. che era. Finalmente comunque una magliarda con uno stile diverso, Sì, vabbè, eh. sempre Cioè. quello, però. Cioè, è sempre una magliarda di Sì, mana. vabbè, è una magliarda, però c'ha il casco nettamente diverso. Mi sembra anche un po' più rinsecchita. Ci stanno gli orchi. Ashladur. È sicuramente più elaborata. Figlia di Crota. E invece non lo è più. Sicuramente
Sapete che la prossima espansione compare la figlia di Ashladun? La figlia di Ashladun, nipote di Grada, vedi il nome tipo. Oh, 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 catalizzatore! Asso di picche! Io so. Deve avere grandi ambizioni riguardo le influenze della piramide. Aveva una tavoletta con sé, qualcosa riguardante un criptoglifo. Non ho alcuna informazione su un oggetto del genere. È esattamente il motivo per cui siamo qui. Torna da me. Abbiamo molto di cui parlare. Vabbè, allora dobbiamo completare le stanze del tormento. Quindi dobbiamo andare a fare 3 taglie di Eris. Ci vediamo tra pochissimo. Va bene, abbiamo finito le 3 taglie. Andiamo adesso da Eris, che teoricamente ci dovrebbe sbloccare le gambe dell'armatura. La piramide trema sotto il peso del nostro progresso. Ad ogni vittoria ci avviciniamo sempre più alla sua conquista. Il bottino della morte di Ashladun è duplice. Ora sappiamo cosa sta usando lo sciame nascosto per proteggersi dagli incubi, e sappiamo anche dove si trova. Il criptoglifo. Se mai esistesse un set di rune più potente in uso per gli incantesimi dell'alveare, lo devo ancora scoprire. Ovviamente per ottenerlo dobbiamo addentrarci nelle terribili profondità. Il criptoglifo si trova in fondo alla bocca dell'inferno. In fondo alla bocca dell'inferno, raga. Va bene, cioè, benissimo. Abbiamo completato anche le stanze del tormento, che non so come si riscatti, però. Questa stanza è stata purificata, ma non può essere ancora trasformata in un pezzo di armatura. Collaboro con Eris per trovare una soluzione. E quindi nel prossimo episodio andremo a completare la missione Ombra del Profondo, in cui appunto andremo, ragazzi, nella bocca dell'inferno, che per chi non lo sapesse è quella voragine enorme all'interno al centro della luna, da cui appunto si iniziava anche il raid di Crota. Detto questo, ragazzi, direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate e condividete a tutti quelli che conoscete e che non conoscete. Lasciate la bellissima, seguite su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione anche del bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao. Alla prossima, che è tra 2 ore, quindi correte! E io sono Gaul, per la tua luce.